Andrea Del Mastro, io raccoglierei le considerazioni che ha fatto Cappato e le sintetizzerei così. Da una parte è un modo per contrastare i commerci, gli affari della criminalità organizzata, dall'altro, visto che ha citato il tabacco e l'alcol, potrebbe anche essere un'iniziativa favorevole dal punto di vista fiscale, perché a questo punto ci arriverebbero anche delle nuove accise. Perché no alla legalizzazione della cannaba? Beh, intanto mi lasci dire, sotto il profilo culturale, che lo riteniamo una legittimazione della cultura dello sballo, e a noi piacerebbe trovare il modo tutti insieme per discutere come essere liberi dalle droghe, non liberi di drogarsi. Ma per entrare nel merito e non sottrarmi alle sollecitazioni più concrete di Cappato, devo dire che per quanto riguarda il contrasto alla criminalità, il procuratore Gratteri, che di contrasto alla criminalità fino a prova contraria qualcosa in più di me di Cappato ne sa, ha già ampiamente detto che trattasi di una bufala straordinaria, perché la mafia e le criminalità organizzate in genere hanno mercati diversificati della droga e sarebbero comunque in grado di continuare anche un mercato legato alle droghe asseritamente leggeri, non crediamo neanche nella distinzione fra droghe leggere e droghe pesanti, perché riuscirebbero a porli in vendita comunque a un prezzo inferiore. Voglio aggiungere un dettaglio, sempre per introdurre altri argomenti concreti. In Colorado hanno sperimentato la legalizzazione. E a proposito di gettito fiscale, noi dobbiamo comprendere quale sia invece la spesa sociale del Colorado, dove sono raddoppiati gli incidenti mortali, dove uno dei coinvolti era sotto sostanza di marijuana, e sono quintuplicati gli accessi al pronto soccorso per malattie mentali legate all'uso della marijuana. Allora, ottimo. Controllare.